Che prodezza di fagioli, mamma mia, ragazzi! Un gol, il primo gol con la maglia bianconera per uno che è nato nel nostro settore giovanile, quindi è sempre stato un sogno per lui che ci ha permesso di ottenere questi 3 punti in una partita difficilissima, sporca, come si immaginava in una Juventus che comunque è sempre in difficoltà, dove aveva fatto un primo tempo deludente, un secondo tempo migliore, che dopo andremo ad analizzare, ma quel che conta era il risultato era dare continuità alle 2 vittorie che avevamo avuto in campionato, al non subire il contraccolpo psicologico della sconfitta col Benfica e quindi la successiva eliminazione in Champions. E oggi è stato così: 3 vittorie di fila con squadre abbordabili. Dovevamo farlo perché adesso ci sarà l'Inter e oltre che il PSG nella partita di Champions mercoledì per cercare di strappare un posto in Coppa UEFA, ma parlare in Europa League ormai, scusate, sono rimasto al vecchio nome, ma parlando di campionato, l'avversario prossimo è l'Inter e presenzierò allo stadium e sono seriamente preoccupato perché comunque questa squadra dimostra ancora di avere dei grossi limiti dal punto di vista mentale di gioco e oggi l'abbiamo vinta con la spensieratezza, veramente la qualità, la voglia di emergere, la voglia di onorare la maglia, la voglia di mettersi in luce di questi giovani perché oggi è stata praticamente Juventus Under 23 contro Lecce, si può dire. Io non ricordo mai di aver visto una squadra di alto livello schierare come titolari così tanti giovani che arrivano dall'Under 23. Oggi abbiamo schierato dall'inizio Miretti, Sulè. Dopodiché c'è stato anche l'ingresso di Fagioli, quindi veramente un Ealing Junior è entrato ancora benissimo, quindi veramente una Juventus che si affida in questo momento di difficoltà alla spensieratezza, all'incoscienza, alla sana follia, come l'ha chiamata Allegri, dei giovani, e questo ci deve dare uno spunto di riflessione perché laddove i veterani stanno veramente un po' tirando i remi in barca, i giocatori di più spessore, i giocatori, scusate, più giovani che vogliono farsi vedere e che sono onorati di essere alla Juve, come bisognerebbe sentirsi da parte di tutti e non sentirsi arrivati, vogliono dimostrare di meritare questa maglia, scalpitano e quando entrano fanno prestazioni ottime, perché oggi Miretti ha fatto una partita dove secondo me deve ancora migliorare incisivamente nella fase di realizzazione perché tante volte pensa troppo al posto di calciare, anche oggi si è mangiato un'opportunità, ma ovviamente, ma nello smarcarsi, nel trovare delle linee di passaggio, è veramente un giocatore di grande qualità. Sulè pure ha fatto la sua partita onesta per essere la sua prima da titolare, ha comunque creato dei buoni spunti, ha fatto vedere delle buone cose. Fagioli però è stato quello che veramente ha fatto cambiare il ritmo alla partita perché ha dato geometrie, ha dato tempi di gioco, veramente un ragazzo che ci si chiedeva il perché non fosse rimasto e non si puntasse mai su di lui. Io penso che dopo questa partita ci sia uno spunto in più per puntare di più su questo ragazzo, soprattutto in partite più abbordabili come questa contro il Lecce, dove ha più possibilità anche di mettersi in luce perché è veramente un giocatore che insieme a Miretti e anche allo stesso Ealing che entra e fornisce l'ennesimo assist, l'ennesima palla dove poi trova un gol alla Del Piero, bellissimo Fagioli, anche Ealing poi purtroppo si fa male alla caviglia e praticamente finisce stringendo i denti senza riuscire a camminare, però veramente i giovani hanno dato una prova, stavolta loro d'esempio ai grandi, anche Gatti ha fatto un'ottima partita, non era facile dopo averlo buttato nella mischia contro il Benfica e non essendo pronto perché giocando troppo poco aveva fatto una brutta figura, così come del resto per tutta la squadra, ma oggi ha saputo riprendersi alla grande, anche se a volte voglio dire, Gatti, un po' più di coraggio, non spazzarla sempre in fallo laterale, ma appoggiati dietro anche al portiere, perché oggi veramente c'erano delle fasi dove potevamo tenere il possesso, ha deciso di fare così, però vabbè, se non si sentiva sicuro, meglio così che fare cappelle, però mio appunto personale. Comunque ragazzi, i limiti sono palesi, perché se parliamo della partita, il primo tempo ancora non è stato di qualità, siamo stati un po' monoritmo con pochi cambi di passo, abbiamo provato sempre degli spunti individuali, niente di studiato, niente di fluido, ma oggi posso dare anche una giustificazione perché obiettivamente bisogna dirlo ragazzi, dai, è una formazione abbozzata, cioè non si è mai giocato con questa squadra qua, con questi giocatori qua e non potevamo pretenderlo, lo possiamo pretendere altre partite, ma oggi proprio una memoria, un gioco a memoria fluido, spavaldo
caldo e tutto, non potevamo richiederlo perché ovviamente avevamo 10, ben 10 giocatori fuori, questo sappiamo quante colpe può avere lo staff perché non è possibile avere 10 giocatori fuori. Ho seriamente paura per l'Inter perché non so quanti ne recupereremo e non si può andare a giocare solo con solo questi, con loro con la rosa al completo, veramente sarà una partita dura. Comunque un primo tempo dove non abbiamo creato granché, nel secondo tempo però con l'ingresso di Fagioli mi è piaciuto perché la squadra ha dimostrato almeno come atteggiamento quello della voglia di vincere, la voglia di provarle tutte, ha aumentato i giri del pallone, ha aumentato l'assedio nell'area del Lecce e dopo un po' di tentennamenti sotto porta è riuscita a trovare questa perla del ragazzo col numero 44 che l'ha messa a giro nel 7 con un gol perfetto alla Alex Del Piero che era oltre che il mio idolo, era anche il suo idolo, quindi come poter esordire quasi in lacrime, è andato a esultare con la panchina, è stata una bella scena, così come è stata una bella scena quella comunque a fine gruppo, a fine partita con tutto il gruppo ancora con il consueto abbraccio a riunirsi perché nei momenti di difficoltà, soprattutto laddove mancano il gioco, laddove mancano le idee, laddove mancano la serenità, bisogna fare gruppo, bisogna essere compatti, bisogna uscire dai momenti di difficoltà insieme e questo è quello che la Juventus sta provando a fare e anche se adesso parliamoci onestamente, arriverà l'Inter, io andrò a vederla perché comunque la squadra si segue a prescindere, il derby d'Italia è sempre una partita affascinante, però sono tutt'altro che ottimista per questa partita perché obiettivamente l'Inter laddove ha avuto un periodo di difficoltà e se adesso si è ripresa alla grande, noi abbiamo veramente troppe defezioni per poter pensare, oltre che tanti problemi a livello di serenità e tranquillità mentale che invece l'Inter ha e a livello proprio di individualità, perché l'Inter avrà la squadra al completo, mentre noi invece peccheremo ancora con, non so se non, sappiamo già che non ci sono Pogba e Chiesa, che non fanno in tempo a rientrare, non so se riuscirà a rientrare Di Maria, Bremer, Paredes, vediamo se riusciamo a recuperarli, ma vedo veramente Dusan Vlahovic, cioè veramente veramente troppa gente e l'Inter è una squadra tutt'altro che da sottovalutare, anzi è una squadra che anche lei è dietro rispetto a quello che è il suo valore reale, ma io sono convinto che piano piano anche lei si avvicinerà al treno delle prime quattro e quindi la vedo dura, però ovviamente io sarò sempre lì a sostenere i colori bianconeri e sperare comunque nella bellezza del calcio, che anche l'imprevedibilità e anche quando non sei in questo caso favorito, sperare che magari un moto d'orgoglio, un qualcosa possa dare un risultato positivo anche in queste partite che ci aspettano molto difficili. Io spero che questo comunque oggi abbia fatto trarre delle conclusioni ad Allegri, di dare più spazio a questi giovani in un'annata dove abbiamo tantissimi infortuni, dove gli stessi veterani a volte stanno tradendo, dove alcuni sono arrivati a fine corsa, dove c'è invece gente che ha voglia di spaccare, ha voglia a gamba, a tecnica, a qualità, non ha paura, li ho visti giocare come dei veterani, come se giocassero da sempre in prima squadra, quindi spero che sia una cosa in più per poterli gettare in questa stagione dove tra virgolette ci sono più problematiche con questa sana sfacciataggine che hanno i giovani e spensieratezza per poter far bene. È chiaro che secondo me i giovani se entrano all'interno di un contesto funzionante con dei veterani che ti sanno già instradare, gestire, ti aiutano, è molto più facile. Adesso praticamente è come se noi ci siamo consegnati ai giovani e dire risolvetecela voi, non possiamo pretendere questo perché i giovani ti danno ma ti toglieranno anche, sbaglieranno, hanno tutto il diritto di sbagliare, bisogna dargli il tempo. Invece purtroppo la Juventus non è una macchina perfetta e questi giovani dovranno tra virgolette aiutarsi da soli a far uscire le loro proprie capacità, ma vedo che comunque hanno il carattere e gli attributi per poterlo fare, spero che possano riavere questa opportunità anche in futuro. Ragazzi, quindi niente, ci vediamo con gli aggiornamenti per quanto riguarda la prossima partita che sarà col Paris Saint-Germain. Era importante fare punti adesso in campionato, adesso si pensa a cercare di piazzarsi in un posto in Europa League, dopodiché ci sarà la sfida con l'Inter, ma per quello ci sarà tempo di parlarne. Non voglio ancora pensarci, voglio godermi per ora la vittoria di stasera e niente, pensare di partita in partita perché adesso solo questo la Juventus può fare. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Vi saluto fino alla fine. Forza Juventus sempre. Ciao.